Bene, allora io volevo praticamente ringraziare tutti quelli che sono venuti, quelli che ci sono ancora e tanti che sono dovuti andare via per tanti motivi. Penso che questo sia non un termine di un qualche percorso, ma un inizio di qualche cosa, certamente che può avvenire in tanti modi diversi. Volevo solo commentare dei tanti interventi che ci sono stati, quella che ha fatto il nostro Presidente, il professor Nesi, in cui diceva che bisognava camminare su tre gambe. Bisognava camminare su tre gambe, quella del personale amministrativo, quella degli studenti e quella dei docenti. Io penso in realtà che non solo bisogna camminare su queste tre gambe, ma dobbiamo aggiungere delle altre che sono fondamentali, e una delle cose fondamentali da aggiungere è la scuola, tutta la scuola media e la scuola elementare. Problemi che noi abbiamo dentro l'università sono la stessa faccia dei problemi che ci sono nella scuola, che un enorme definanziamento che abbiamo avuto in tutti i livelli di istruzione, dai più bassi ai più alti, e che a questo punto è arrivato fino a noi. Io ho l'impressione, scusatevi, c'era la famosa storia che io non riesco mai a raccontare, che non me la ricordo, di quello che si preoccupava quando se lo venivano messi il giorno del treno, si preoccupava, quando si metteva in prigione il socialista non si preoccupava, e alla fine veniva messo in prigione anche lui. Noi in qualche modo abbiamo assistito a alla distruzione dei finanziamenti del funzionamento di tutta l'istruzione inferiore, media e superiore, e siamo stati abbastanza zitti come universitari. Adesso è la volta nostra. Secondo me dobbiamo mettere assieme tutte queste altre tre gambe dell'istruzione e fare un animale a sei gambe per marciare assieme, tutti assieme.